Buonasera a tutti e a tutti. Allora, prima di tutto un'indicazione bibliografica. Vi presento un libro che mi è molto caro, che ha avuto anche qualche vicenda antropologica casalinga, come vedete le macchie di latte dei miei bambini, un libro che ho frequentato abbastanza. È di un gesuita belga, si chiama André Guénin, Giuseppe o l'invenzione della fratellanza, lettura narrativa antropologica della Genesi. Già un altro biblista, Alonso Schöckel, aveva suggerito che si potrebbe leggere l'intera Bibbia a partire dalla categoria della fratellanza. André Guénin si spinge oltre, facendo vedere come nella Bibbia la fratellanza è un'invenzione, è qualcosa che non nasce spontaneo, è una ricerca faticosa e la Bibbia mette in scena i fallimenti della fraternità proprio per mostrare come la fraternità è una scelta, non è qualcosa che si subisce. Proprio quel dato biologico che ci porta ad essere sorelle, fratelli, perché nati dagli stessi genitori, viene nella Bibbia messo in discussione e frequentato in un processo che arriva a un riconoscimento. Appunto che c'è un versetto, un proverbio che mi è particolarmente caro, si trova nei Proverbi 17:17. Viene tradotto male, la traduzione che nella mia Bibbia ho è: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere fratello nella distretta. In realtà si potrebbe anche tradurre: l'amico ama in ogni tempo, ma nasce fratello nella difficoltà. Allora, questo sembra sapienzialmente, con un linguaggio antropologico, laico, suggerire che la fraternità si sperimenta e si scopre nei momenti della difficoltà, e chiunque abbia dei fratelli, delle sorelle, viva un rapporto conflittuale, sa che cosa scatta all'interno delle relazioni fraterne quando c'è una crisi, quando c'è una malattia, sa che cosa avviene, quale trasformazione la relazione ha. Allora, detto questo, e oltretutto André Guénin spesso insegna la gregoriana, perché può essere una figura da imitare su questo tema, molto da dire, oltretutto il suo italiano è abbastanza buono e parla un po' con questo accento belga, ma è gradevole, molto gradevole. Detto questo, partiamo proprio da questo dato. Nella Bibbia è difficilissimo trovare fratelli e sorelle che vadano d'accordo, è difficilissimo. Cioè, proprio la scrittura che mette in scena la ricerca della fraternità ne denuncia immediatamente il fallimento, a iniziare dalla prima coppia di fratelli che fa da archetipo a tutti gli altri fratelli, alla fratellanza nell'umanità, alla fratellanza nelle fedi. La Bibbia mette in scena, se voi fate un percorso e frequentate le diverse figure di fratelli che sorgono nelle scritture, è difficilissimo trovare coppie o più fratelli concordi. State facendo un volo pensando a Giacobbe, Saul, Caino, Abel, Elia, Rachele, Gesù e i suoi fratelli. Anche lì c'è un conflitto. Andavano a riprenderselo perché pensavano che fosse uscito di senno i suoi. Maria e Marta. Pensate a situazioni dove i fratelli vanno d'accordo nella scrittura. C'è un unico caso che io ho trovato, perché anche il caso che ci ha dato di Miriam, che custodisce il fratello quando bambina, lo segue, si fa custode del fratello e lo segue il bambino sul cesto, sul fiume, finché viene affidato alla
alla principessa, anzi, suscita nella principessa la maternità, è quasi la piccola Miriam, ricordate, siamo nell'Esodo, nel libro dell'Esodo, la piccola Miriam, quando la madre si è rifiutata di uccidere il bambino, lo nasconde in un'arca, in un piccolo cesto, e lo affida al fiume, ma lo affida soprattutto a Miriam, che la bambina che ancora è nominata, che lo segue nel tragitto, che si fa garante che il bambino venga afferrato da mani sicure. Quando vedo la principessa che manda le sue ancelle per tirare fuori il bambino, ecco che è lì pronta per verificare che la maternità della principessa fiorisca. La principessa ode un pianto, vede un cesto, chiama le sue ancelle a tirarlo fuori, ma quando scopre il bambino, quel sentimento spontaneo, materno, indotto dal pianto del bambino che ha suscitato le viscere di misericordia nella principessa, viene immediatamente bloccato da il contesto sociale educativo. Lei è figlia di Faraone, insomma, e quando si rende conto che quello è l'altro, è il bambino del nemico, è un bambino degli ebrei, c'è un momento di spaesamento. Se non fosse per quella ragazzina custode del fratello che sa porre la domanda giusta, che sa suscitare la maternità di questa principessa, è come se la principessa lì di fronte a questo bambino si trovasse di fronte a un bivio: diventare madre e riconoscere nel bambino un figlio, oppure denunciarlo come il figlio del nemico. E Miriam è pronta perché sa muovere le corde della maternità. Piange, ha fame, ha bisogno di una nutrice. E principessa, presto corri, vai a chiamare una nutrice per me. È ormai madre. Ormai l'utero di misericordia si è aperto grazie a questa piccola custode di fraternità. E si dice che Mosè, nel libro dei nomi, questi sono i nomi, Shemot, è così che si chiama in ebraico l'Esodo, Mosè è l'unico che porta un nome che non è ebraico. La tradizione ebraica dice che questi sono i nomi di coloro che uscirono dall'Egitto perché preservarono la loro memoria, non persero la memoria, e quando si trovarono schiavi si ricordarono della loro storia, conservarono i propri nomi. Ma c'è un unico caso di qualcuno che non porta un nome ebreo e che lo ha mantenuto, il nome egiziano, ed è Mosè. E il Midrash dice che Mosè ha mantenuto il nome egiziano per insegnare al suo popolo la gratitudine verso principessa, figlia di Faraone, che lo aveva cresciuto, custodito come una madre, lo diremmo anche come una sorella. Ecco, l'unico caso di fraternità positiva potrebbe essere questo, ma questa fraternità positiva poi affronta nei tempi lunghi il conflitto, per cui Miriam, Aaron e Mosè più volte si trovano in conflitto e viene messa in scena nell'Esodo, nel libro dei Numeri, il conflitto tra questi fratelli. Ma c'è un caso invece dove questo non avviene. Potete nominare una serie di fratelli concordi. Giobbe. I figli e le figlie di Giobbe sono concordi. Addirittura non esiste il patriarcato. I figli e le figlie di Giobbe organizzano dei banchetti a turno nella casa dell'uno, nella casa dell'altro, e i fratelli, quando organizzano un banchetto, si prendono la responsabilità di invitare le sorelle, no? Per cucinare, ma per godere con loro del banchetto. E questa solidarietà, questa nella fraternità, è paradossalmente la causa della loro morte, perché si trovano tutti uniti quando
accade un terremoto e la, loro, e la casa del fratello maggiore che, le ospita, che li ospita si rompe, il tetto crolla. Allora, è una fraternità dove una fraternità matura, una fraternità fatta di riconoscimento, e paradossalmente l'ironia biblica mette in scena una fraternità così concorde che porta alla morte, paradossalmente, insomma, si diverte la Bibbia con questi paradossi. Gli unici fratelli che vanno d'accordo, poi ci viene anche da dire il testo biblico, sono i figli di un uomo che viene da lontano, da Uz, da un paese lontano, è proprio un altro, non fa parte di noi, perché l'esperienza biblica invece narra soprattutto la crisi della fraternità, a partire proprio dalla prima scena, quella scena che ha segnato l'immaginario della fraternità, quella scena che noi ci andiamo a rileggere, la scena di Caino e Abele. È un mito che conosciamo molto bene, ma i miti hanno la capacità di saper parlare tutte le volte che riponiamo le domande esistenziali. E oggi le domande esistenziali sono tante, le avete sentite in questa presentazione. I muri che impediscono a fuggiaschi di entrare in Europa, un'Europa che sempre più si va spopolando, la popolazione diminuisce, ma un'Europa che si rinchiude, che si costruisce intorno una prigione per non farsi invadere da, da queste persone che si fanno prossime a noi. E allora noi riavviamo a questo mito con tutte le domande che qui sono state poste, perché il mito antico non vuole tanto narrare una storia caduta, una storia arcaica. Qui nasce anche la domanda come leggiamo la scrittura. Questa non è una storia degli inizi, certo che è anche una storia degli inizi, ma è una, è proprio perché un mito, ed è un mito antico, un mito primordiale, ha la capacità di saper mettere in scena domande attuali. Il mito antico risponde a delle domande attuali, funziona così. Nella Bibbia andare a fondo significa andare nell'abisso. Noi quando vogliamo esaminare una questione in maniera profonda diciamo proprio questo, ma nella Bibbia il profondo fa parte dell'abisso. Dal profondo, Signore, io grido a te. Quando la Bibbia vuole andare a fondo, usa invece un'immagine temporale. Noi usiamo un'immagine spaziale, andare giù in profondità, ma la Bibbia usa un'immagine temporale, andare indietro, agli inizi. Chiaramente chi ha scritto questo mito non ha potuto vedere gli inizi, ma è come se mettendo in scena qualcosa che è già accaduto, ci permette di avere la giusta distanza per vedere accadere quello che ci sta succedendo. E allora tutte le volte che noi prendiamo, mettiamo in scena questi miti antichi, nella Genesi in particolar modo, i primi 11 capitoli della Genesi, stiamo mettendo in scena le nostre domande, quelle domande che diventano davvero domande universali. Allora è chiaro che qui Caino e Abele siamo noi, con la nostra fatica di fare conti con l'altro, e di fatto il mito mette immediatamente in scena due fratelli molto diversi fra loro, come a dire che la relazione con la fraternità passa prima di tutto attraverso il riconoscimento dell'alterità. E voi questo passaggio l'avete segnato, no? Nella vostra bellissima introduzione. Fare un processo di avvicinamento nella fraternità significa riconoscere l'altro, ma per riconoscere l'altro bisogna anche riconoscere il proprio limite. Riconoscere l'alterità significa riconoscerne la distanza, riconoscere il mistero. Il fratello che ti viene incontro è un mistero. È forestiero, in una foresta da esplorare.
tutte le possibili relazioni fusionali sono interdette perché annullano questa differenza. Allora voi per esempio capite perché uno degli interdetti che segna l'immaginario di ogni cultura e anche la Bibbia è proprio l'incesto. E l'incesto non è un interdetto morale. La condanna contro l'incesto è il provare a sentire che chi ti è vicino è altro da te e non lo puoi violare e non ti puoi fondere, ne devi rispettare una certa alterità. Oppure potremmo dirle in altro modo che il desiderio di possedere l'altro che ti è vicino è pericoloso. Allora qui la Genesi racconta tutto questo, il rapporto tra fraternità e alterità, mettendo in scena una coppia di fratelli, Caino e Abele, che sono molto diversi. Allora possiamo dare tutte le letture, un agricoltore e un allevatore di bestiame e un pastore, potremmo dare quelle letture un po' anfizioniche che sembrano parlare delle origini dell'agricoltura in relazione al nomadismo, la tensione tra due gruppi sociali, tutto è lecito nel mito, il mito è molto più ampio rispetto alle nostre possibili interpretazioni. Quello che a me interessa qui è che qui abbiamo due fratelli nati da una coppia di genitori, la coppia primordiale, e sono diversi. Uno è un agricoltore, uno è un pastore. L'agricoltore è il maggiore. Ed è oltretutto per cui occupa un ruolo di privilegio. E il testo ce lo racconta in tanti modi. Come ce lo racconta? Ce lo racconta, per esempio, nel modo come la nascita di Caino viene celebrata viene narrata e come invece viene narrata la nascita di Abele. Sentite il narratore che cosa fa. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Notate una certa differenza? Abele viene riferito in funzione del fratello, fratello di lui, mentre quando entra in scena Caino sentiamo la voce della madre che parla, che canta: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Si sente una dea quasi per questa sua capacità. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Immediatamente viene messa in scena questa differenza. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasse. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. E Caino fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. C'è una domanda ancora prima di dov'è tuo fratello, una domanda maietica. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Questo è un passo, spesso dimentichiamo questo rapporto tra il Signore e Caino, ovvero ricordiamo nel mito i due che offrono un'offerta, lo sguardo di Dio sull'offerta di Abele e lo sguardo assente di Dio sull'offerta di Caino, anche se noi rendiamo moralmente questa cosa perché diciamo Dio guardò con favore l'offerta di Abele, mentre non guardò con favore l'offerta di Caino. Il testo è molto più essenziale. Pone lo sguardo su di uno
e lo sguardo sull'altro non l'ha posto. E questo fatto suscita un problema di sguardo per Caino, perché Caino iniziò ad essere invidioso del fratello. E Dio se ne accorge che lo sguardo di Caino è cambiato. E sentite che cosa fa. Dio non avrà pure guardato l'offerta di Caino, ma come si accorge dello sguardo di Caino che è cambiato? E allora va lì a parlargli. Che c'è, Caino? Che c'è che non va? Perché sei triste? Dimmi che cos'è che non va. Sentite come... Questo lo dico perché in genere, rispetto a questa gelosia tra i fratelli, c'è questa lettura abbastanza moralista. Caino ha portato al Signore la frutta marcia, mentre Abele ha portato un bel agnello. E noi oggi, oltretutto, con la coscienza vegetariana, ci fa un po' ribrezzo questo pastore che scanna un agnello per ringraziare Dio. È una lettura arcaica, che non, forse siamo più vicini a Caino. Caino offre le primizie della terra, del suo lavoro, come Abele. E rimane un mistero, perché lo sguardo di Dio si posa su Abele, mentre non si posa su Caino. Rimane un mistero, ma il narratore già ci suggerisce una pista, soltanto che non ce la dice, perché vuole che ci arriviamo da noi. E qual è la pista che secondo me il narratore suggerisce? Caino è il primogenito. Caino è nato, e guardate che pompa magna per quando nasce Caino. Eva che addirittura canta. Perché Eva non ha cantato quando è nato Abele? E perché Abele viene definito in funzione di Caino? E poi perché Caino porta questo nome che ha a che fare con l'afferrare, con l'acquisire, con il poter prendere, acquistare? E perché Abele porta questo nome da sfigato? Fragile, sospiro, fuffa, come potremmo chiamarlo? Perché? Vedete che il narratore è come se qui volesse che noi arriviamo a porci queste domande, a trovare noi la risposta, ma ci offre delle tracce in questa ricerca di fraternità mancata. Ci dice: forse Dio ha guardato Abele perché era più fragile. E forse Dio ha guardato al sacrificio di Abele perché Abele era così fragile, perché gli occhi della madre non si sono posti su questo bambino secondogenito, lo sappiamo anche. Gli occhi della la bocca della madre non ha cantato di gioia quando ha acquisito questo bambino, non si è sentita una dea. Tutti segnali piccoli nel testo, ma non indifferenti. E perché Dio guarda Caino quando si rende conto che Dio che Caino è fragile, che il suo sguardo ormai è deformato, è invidioso di colui che è più fragile di lui, del fratello minore. Pensa che Dio lo preferisca. Nasce un sospetto che gli deforma lo sguardo. Fa tutto da sé questa volta. Mentre nella scena di Adamo ed Eva il sospetto è indotto dall'esterno, da una voce strisciante che ti deforma la realtà, anche lì è un problema di sguardo. Qui il sospetto è interno, è già nel cuore di Caino. È già nel cuore di Caino. Per la prima volta la parola peccato compare nel testo biblico. Noi pensiamo che il peccato con Agostino sia Genesi 3, l'episodio di Adamo ed Eva. Lì non compare la parola peccato, qui compare la parola peccato. E compare la parola peccato proprio nella bocca di Dio, che gli dice: che ti succede, Caino? Perché hai lo sguardo torvo? Perché sei irritato? Perché sei abbattuto? Guardate che, immaginate un Dio Dio ad Adamo dice: dove sei? Che cosa hai fatto? Qui ha un rapporto molto vicino, paterno, con Caino.
Caino si fa un po' disparte, Dio... E Caino che cosa fa? Come reagisce alle domande di Dio? Adamo come ha reagito? Ha reagito difendendosi, prima dicendo: mi sono accorto che ero nudo e mi sono nascosto. E chi ti ha detto che era nudo? La donna che tu mi hai messo, e via di seguito. Comunque sia, parla con Dio. E Caino parla con Dio? No. Voglio dire che Caino non è in grado di verbalizzare il suo rancore. Il rancore cova dentro come una bestia, lo divora. Voi capite perché nella Bibbia ci sono i salmi e anche i salmi imprecatori. Come è importante dar voce al dolore, alla rabbia, alla collera. Chi lavora con le persone ferite sa com'è importante dare voce alla collera. Perché se la collera non trova voce, non trova narrazione, la collera ti divora e divora. Qui il problema di Caino è che non ha trovato un linguaggio per dire la sua rabbia. È rimasto chiuso in sé quel dolore che ha deformato la sua realtà ed è rimasto imprigionato da quel dolore e ha sbagliato il senso della sua vita, levando la vita al fratello. Il peccato della Bibbia, ricordiamo, non è una norma morale, è sbagliare il senso della vita, sbagliare la tua vocazione, lo scopo della tua vita. Una vita senza senso, una vita nel peccato. Che senso ha la tua vita? Che direzione ha la tua vita? Ecco perché quando si parla di convertirsi, la Bibbia mette in scena un'immagine plastica, spaziale, cambiare strada, la teshuva, cambiare strada, perché il peccato è questo. E qui lui sta sbagliando il senso della sua vita. Sta agendo con questo sguardo deformato che segnerà per sempre la sua identità. Perché una vita è stata strappata, la vita di colui che era effimere, fragile, perché essere invidiosi, che cosa vuol dire? Voler essere come l'altro, voler avere le cose dell'altro, voler avere la vita dell'altro. E voi capite perché non desiderare la donna del tuo prossimo, la casa del suo prossimo, il lavoro del tuo prossimo, non desiderare di essere l'altro, non rubargli la vita, perché quando tu fai questo, tu sei Caino per l'altro. Rispetta nell'alterità, e rispettare l'alterità significa curare lo sguardo o curare la mano, non afferrarlo. Tutte queste cose sono qui messe in scena. Allora, la fraternità non fluisce quando lo sguardo è deformato e tu invidi l'altro e vuoi avere quello che l'altro ha, ovvero quello che l'altro è. È il tema tipico nella scrittura del non riconoscimento della fraternità. Vuoi vivere la vita dell'altro, pensi che l'altro ti rubi qualcosa, guardate con gli immigranti. Certo, noi non vogliamo essere migranti, no, però... pensiamo che l'altro ci rubi qualcosa, il lavoro, le donne nella cultura patriarcale, la fede, la religione, la civiltà. L'altro è il nemico. Quando lo sguardo è invidioso e tu vuoi prendere la vita dell'altro perché vuoi averla o perché vuoi sterminarla, la fraternità non fluisce. E come sarebbe fluita qui la fraternità? Se Caino avesse avuto un linguaggio, avesse pregato un salmo di questi belli imprecatori e avesse dato voce al suo dolore, avesse narrato l'invidia che trova verso questo fratello, che è sempre il privilegiato, il cocco di mamma, il cocco di Dio, basta che fa qualche cosa, oh che bello, belle che ha fatto. Invece no, la verbalizzazione del rancore non c'è. Cova dentro. E Caino, il testo è anche interessante perché a un certo punto nel nostro testo c'è: un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi Caino si avventò contro Abele suo fratello e lo uccise. In realtà questo Caino parlava con suo fratello Abele non c'è nella Bibbia ebraica, perché è accaduto qualcosa e non si sa se
una coincidenza o... ma c'è un frammento che manca. E allora i traduttori si sono inventati: Caino disse ad Abele, interruzione, e poi, e quando si trovarono nei campi si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Allora questo episodio storico è quasi una specie di redazione testuale, perché effettivamente Caino non trova le parole per parlare a questo fratello, non trova le parole per comunicare con lui, e questa mancanza di comunicazione che abbiamo già notato quando Dio prova a dirgli: Caino, che ti sta accadendo? Attento Caino, il tuo sguardo è cupo, come una bestia il peccato ti divora, ma tu dominalo, prova a dominarlo. Caino niente, non reagisce, non è in grado di fare questo passaggio. Dio lì fallisce nel suo tentativo di far cambiare sguardo a Caino. Caino non ha niente da dire al fratello se non alzare la mano contro di lui. Caino prende la vita di un fratello, e allora lì la domanda di Dio: che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Che è la stessa esclamazione che Dio ha quando si rende conto di quello che Adamo ed Eva hanno fatto, quando dice ad Eva: che cosa hai fatto? Adesso il tuo desiderio si volge verso di lui e lui ti domina. Qua. Attento Caino, il peccato ti spia alla porta, ma tu dominalo. Proprio lo stesso schema linguistico. Dio esclama la stessa cosa quando si rende conto, e lo fa però di nuovo cercando di rendere consapevole Caino di quello che ha fatto. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Notate il nome prima. Ed egli rispose: non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Dov'è Abele tuo fratello? E qui potremmo soffermarci su questa domanda. Voi avete già provato a dare delle indicazioni su dov'è tuo fratello, dove, di un luogo, di una situazione, di un uomo, sai in che condizioni vivono i tuoi fratelli e le tue sorelle. Molto bella questa riflessione, io non aggiungo di più perché mi sembra estremamente incisivo aver colto che questa dimensione dove è una dimensione spaziale ma anche esistenziale, in questo caso purtroppo anche spaziale, no? Dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so. Oh, finalmente parla Caino. Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Anche lì per difendersi. Sono forse io il custode di mio fratello? Sono forse io la sentinella di mio fratello? E qui Caino gioca facendo finta di essere un buono. Perché? Perché questo termine, shomer, vi ricordate la canzone di Guccini, shomer manilaila? Ecco, questo termine mette in scena la sentinella che di solito il guardiano. E anche se ci pensate bene, anche per noi la parola custodire la spostiamo spesso nell'ambito giudiziario, in custodia cautelare, oppure i secondini che custodiscono. Voglio dire, noi anche giochiamo la responsabilità di custodire la terra, di custodire il creato, di custodire le relazioni, non tanto attraverso la cura, ma attraverso questa dimensione più giudiziaria. E Caino fa il verso a Dio dicendo: ma mica io sono un poliziotto, e io sono una brava persona, dietro questo sono io il custode mio fratello, non c'è subito, mica mi devo prendere io cura del fratello. Lui sta dicendo a Dio: guarda che tu mi hai preso per un altro, io mica sono un poliziotto, io lo lascio libero, gli voglio bene, mi ho cura di lui. È sottile il modo come qui si sta giocando dal punto di vista linguistico. Noi ne cogliamo la mancanza di cura, e il fatto che Caino se ne stia lavando le mani sulle sue responsabilità, ed adesso il fratello maggiore, tutta la retorica del custodire il fratellino minore, qui invece è più sottile la relazione. E dovete coglierla cosa sta facendo con Dio. Si sta ponendo ma allora tu sei cattivo, pensi che io lo debba sorvegliare, tu non hai fiducia in lui, pensi che lui sia agli arresti domiciliari, ma io non ti faccio la guardia, mio caro.
non sto lì. Cioè c'è anche questo. Certo, non c'è solo questo, c'è tutta la lettura che tradizionalmente si fa, ma coglietela questa sfumatura, perché a questo punto il Signore disse: che hai fatto? La voce dei sangui di tuo fratello grida a me dalla terra, ed è bellissima questo plurale, la voce dei sangui. Perché la voce dei sangui? Perché chi uccide una vita, uccide un mondo, uccide la possibilità di quella vita di cambiare la storia, l'umanità, uccide le generazioni che sarebbero state scaturite da quella vita. E allora forse è giusto che venga utilizzato il plurale. La voce dei sangui di tuo fratello grida a me dalla terra. Già viene messa in scena l'Esodo. La terra che ha imprigionato il sangue, impregnata del sangue, e questa voce di sangue che deve essere tutelata. Dio che ascolta la voce di chi non ha voce, è il tema biblico. Qui vengono anticipati nella Genesi tutti i temi, è come un preludio che anticipa tutti i temi della sinfonia che ascolteremo. Uno dei grandi temi della scrittura è che la scrittura è il libro dei perventi, e narra di un Dio che ascolta la voce di chi non ha voce, dei perventi. Dio entra in scena ed è il Dio degli schiavi, che chiama libertà. Questo è già anticipato qui, quando la forza omicida di chi ha tradito la fraternità si scaglia contro il fratello, la voce viene azzittita, ma ecco che entra in scena un Dio che ascolta un silenzio, un'assenza, un silenzio pesante, che grida. Ci sono dei silenzi che gridano, e il grido di Abele è uno di questi. Ora tu sarai maledetto. Qui per la prima volta l'umanità, una persona viene maledetta. Ora tu sarai maledetto, scacciato, lontano dalla tua terra. Però non è una maledizione. Di nuovo è come per la donna. Che cosa hai fatto? Ora tu hai deformato un desiderio, il tuo desiderio si volge verso di lui e la relazione non è più paritetica. Lui ti domina. Qui è la stessa cosa. Ora tu ti troverai in una maledetto. Perché maledetto? Scacciato, lontano dalla terra, che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Molto bella l'immagine. Ora c'è un'inimicizia tra te e la terra, e tu sarai scacciato dalla terra. La terra non ti vorrà più, perché ha colto il sangue di tuo fratello. E quando coltiverai l'oro, il suolo, ti farà resistenza. Questa terra che diventa giudice, perché non è stata custodita, ma ha custodito la memoria, è stata trasformata in un campo di battaglia. Come può portare frutti quella terra che ormai è diventata un campo di battaglia bagnata con il sangue? E infatti qui viene levata una vita. Abele non c'è più, ma viene anche levata una vita a Caino. Perché Caino, qual era la sua vocazione? Qual era il senso profondo della sua vita? Ci viene detto all'inizio. Caino era un agricoltore. Il peccato ha deformato la sua identità. Caino non è più un agricoltore. Caino diventerà un fuggiasco e poi diventerà un costruttore di città. La sua natura, la sua vocazione naturale in rapporto alla terra è stata deformata da questo segno, per cui una vita è stata strappata, Abele non c'è più, ma un'altra vita è stata deformata, Caino non c'è più. La stessa esperienza farà Mosè, vi ricordate Mosè? Quando preso dalla passione verso il suo popolo, vedendo che un egiziano si scagliava contro suo fratello, ha provato quella passione così forte che l'ha bruciato, e ha bruciato una vita, ha ucciso l'egiziano. Perché ci sono passioni che bruciano e consumano, e passioni che bruciano e danno calore. E allora Mosè poi si trova fuggiasco a causa di quel gesto, anche lui cambia identità. Questo per dire che noi immaginiamo che quando Dio ci chiama
La nostra identità viene stravolta perché Dio ci chiede di cambiare. Il cambiamento che Dio porta è qualitativo, non è mai snaturante. Abramo, quando è stato chiamato ad uscire dalla sua terra, che faceva nella vita? Il pastore, era un nomade e rimarrà nomade tutta la vita. E anche Gesù, quando chiama i discepoli, erano pescatori e li fa diventare pescatori di umanità. Ma non cambia la loro vocazione, cambia il modo come esercitano quella vocazione. Rimangono pescatori, non diventano minatori. Ed è importante, e molte scene, anche di risurrezione, ce li ripresentano come pescatori. La pesca ha un ruolo importante nella dimensione della vocazione dei discepoli. E il peccato invece snatura, porta Caino ad essere quello che non voleva essere, un fuggiasco e un costruttore di città. Allora, questa storia di Caino e Abele, che diventa l'archetipo, è raccontata con questo mito in maniera molto concisa, ma anche molto densa, e poi viene ripresa e riscritta in un'altra pagina della Genesi, in maniera molto più estesa, attraverso la storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe è un processo di riconoscimento di fraternità che passa attraverso tutti gli stadi che Caino vive fallendo. Un lunghissimo processo. La saga di Giuseppe, non a caso, è una saga lunga, e non è la saga di Giuseppe, è la saga di Giuseppe e i suoi fratelli, perché il protagonista di quella saga è la ricerca della fraternità. Una ricerca difficile, che deve venire dalle due parti, da parte della vittima, la Belle di turno, Giuseppe, e da parte dei carnefici, che sono i fratelli. La ricerca della fraternità sembra essere un processo educativo molto lungo, e la saga di Giuseppe su questo offre tantissimo materiale. La saga di Giuseppe ci dice anche che riconoscere l'altro come fratello e custodire l'altro passa anche attraverso, o non custodirlo, passa anche attraverso i vissuti che noi ereditiamo. Di fatto, perché Giuseppe e i fratelli non vanno d'accordo in quel mito antico? Perché non vanno d'accordo? I fratelli sono invidiosi di Giuseppe, che racconta da adolescente strani sogni dove si mette sempre al centro e tutti si inchinano a lui. Ma prima ancora di quell'invidia c'è un sospetto che in quel caso è legittimo, perché Giacobbe, amando Rachele più di Lia, ama l'unico figlio avuto da Rachele, prima che nascesse Beniamino, più degli altri. E a lui dà la veste lunga, la veste regale. E lui se lo tiene vicino e non lo manda a lavorare. E i fratelli iniziano ad odiarlo. Lo odiano perché è antipatico, fa la spia, ha sogni di gloria, ma lo odiano anche perché si rendono conto che il padre lo ama più degli altri. E il padre si rende conto di questa situazione e vorrebbe intervenire, sanare, un padre che si addolora quando i fratelli non vanno d'accordo, ma lui è coinvolto nelle dinamiche perverse. Non è lui che può aiutare quel fratello a ritrovare la fraternità perduta o mai avuta. Però ci prova, non rendendosi conto che è parte del conflitto. E allora dice a Giuseppe: vai a trovare i tuoi fratelli e vedere lì dove che stanno a pascolare. E Giuseppe va, ma non riesce a trovarli, non può trovarli con le indicazioni del padre. Lo sguardo del padre ha deviato quella fraternità. Allora incontra questa figura simbolica, un viandante, a cui chiede: dove sono i miei fratelli? E questo viandante, quasi una figura angelica, un messaggero divino, forse può dirgli qualche cosa e gli indica dove può trovare i fratelli, ma i tempi non coincidono. Quando Giuseppe è disposto a mettersi in gioco per quel viaggio esteriore di Giuseppe, un viaggio interiore nella sua fraternità, quando Giuseppe è disposto a mettersi in gioco in quella relazione, i fratelli non sono pronti.
E infatti lo vedono, ah, ecco il signore dei sogni, adesso prendiamolo e uccidiamolo, no, vendiamolo, no, tutto quello che accade, i fratelli che complottano contro il signorino, contro il signorino. Lui vorrebbe, ma il tempo non è maturo, perché per scoprirsi fratelli bisogna che i tempi siano armonici. E perché questi fratelli arrivino a scoprire la fraternità devono fare un viaggio, un viaggio, un viaggio che questa volta inizia dal padre, perché vi ricordate l'accaduto quando questi fratelli afferrano Giuseppe, lo buttano nella cisterna, poi in realtà lo vendono, lo ritroviamo in Egitto, ci lascia il narratore con Giuseppe che è fuggito in Egitto. Noi seguiamo la saga attraverso varie interruzioni, tra le quali il caso di Giuda e Tamar, ma attraverso anche un padre che vede questi fratelli, un padre che piange il figlio morto e i fratelli lo ingannano, il tema dell'inganno, facendogli credere che è stato assalito da una bestia feroce, e a un certo punto il padre rimette in movimento la scena perché dice a questi fratelli che per tanti anni sono stati seduti: che cosa state a fare? Alzatevi e andate, perché se no noi moriremo. Il problema non è solo una carestia esterna che ha colpito il paese, ma una carestia di senso, di affetti. E allora i fratelli iniziano un viaggio lunghissimo in terra straniera, estranea, alla ricerca di questa fraternità. E li vedremo agire, e in questa lunga saga che sarebbe importante percorrere nel dettaglio, perché nel dettaglio mette in scena in una maniera drammatica la prova della fraternità. Quando Beniamino, l'ultimo nato, viene consegnato a Giuda dal padre dopo tanta esitazione, dopo che Giuda ha dato la sicurezza che lo custodirà. E poi Beniamino viene arrestato, l'inganno che Giuseppe fa quando lo inganna i fratelli mettendo le coppe regali nella sacca di Beniamino. Deve trattenere Beniamino perché vuole mettere alla prova i fratelli. E Giuda subito si va avanti e dice: no, prendi me, lascialo andare, perché se tu non lo lasci andare mio padre morirà. E narra di tutta la storia di questo Giuseppe morto. E a Giuseppe viene da piangere perché si rende conto che Giuda in quegli anni ha fatto un percorso, che è stato divorato dai sensi di colpa per quello che ha fatto, e adesso con Beniamino non farà gli stessi errori. E allora lì scatta qualcosa in Giuseppe, Giuseppe si commuove e qualcosa si mette in moto, quel cuore rancoroso, quel cuore rinchiuso nel proprio dolore che voleva vendicarsi dei fratelli, si apre. C'è anche un gioco dove lui non parla direttamente, ma tramite il traduttore. Anche lì quanti giochi vengono messi insieme nella possibilità che dei fratelli comunichino. Allora, custodire il fratello significa prima di tutto fare conti con quell'alterità. Significa curare il nostro sguardo, rispettandone l'alterità. Custodire il fratello, io direi, per usare un'altra immagine, è custodire una fragilità, custodire Abel, un sospiro, un soffio, una vanità. Custodire il fratello è custodire qualcosa che è molto fragile e che può facilmente rompersi, che può facilmente sfuggirci. Il fatto che il primo fratello che non è stato custodito abbia questo nome, fragilità, soffio, ci dice anche il fatto che qui ci muoviamo in un luogo molto delicato. Le relazioni con l'altro sono delicate, sono molto delicate, e bisogna averne una grande cura. Allora custodire il fratello non è tanto fare il secondino, il guardiano, impedire al fratello di varcare le frontiere, mi sembra appropriata questa immagine del guardiano, ma significa avere cura, perché l'altro, quando lo riconosci come fratello, lo scopri Abele, sospira, lo scopri altro da te, da custodire, da rispettare nella sua alterità, lo scopri forestiero, mistero, foresta, insondabile fino in fondo, che non puoi possedere, che non puoi violare,
non puoi avere un rapporto incestuoso, ne devi rispettare questa distanza, i suoi tempi, custodirlo e averne cura in maniera diversa da come fa una madre, come fa un padre, perché la fraternità riconosce l'orizzontalità della relazione, ma anche la cura. E una cura fragile, mi viene ad accostare a questa fraternità un altro libro che sembra non centrarci, eppure secondo me in qualche modo c'entra, un libro che amo tantissimo, il Coelho, Vanità della vanità, tutto è vanità, no? E in questa lettura è quasi un grido di Abele, che tutto è fragile, che dobbiamo davvero fare conti con questa fragilità sotto il sole, esplicata anche attraverso la categoria del custodire il fratello. Ecco, io ho provato a offrirvi alcune piste di percorso su cui potete lavorare per interrogarvi a fondo su questo tema così prioritario per le scritture, che è proprio la ricerca della fraternità. Una fraternità che non nasce dal nascere dalla stessa madre o dallo stesso padre, ma è una fraternità che passa attraverso un processo di riconoscimento molto faticoso che attraversa degli abissi. La fraternità è un viaggio, è una ricerca, è un desiderio. La Bibbia ci dice è un desiderio difficile da raggiungere, perché spesso scambiamo questo desiderio in un bisogno, in un possesso, e quando scambiamo questo desiderio in un bisogno, in un possesso, afferriamo e strappiamo quell'alterità fragile e ci ritroviamo soltanto pezzi di vetro tra le mani. Grazie.